Questa zuppa che vado a fare nel libro non c'è, ma ci sarà sicuramente in uno dei prossimi, perché è una zuppa buonissima. E a me le zuppe mi piacciono anche. Vabbè, cominciamo a farla. Faccio una zuppa di funghi con i ceci e con le castagne. Buonissima! Allora, segreto segretissimo, ultra segreto di questa zuppa sarebbe quello di avere una grandissima varietà di funghi. Io oggi qui ne ho solamente tre. E mi dispiace anche averne solamente tre, perché davvero più se ne hanno più viene buona. Qui ho degli champignon, dei portobello e quello sì che sono magnifici, dei magnifici porcini. Però se ce ne fossero state altre varietà sarebbe stata ancora più buona, ma anche così verrà buonissima. Cominciamo a farla? Cominciamo! La prima cosa che faccio è metto un giro d'olio in una casseruola e ora vado a tagliare l'aglio. Allora, sull'aglio potete anche lasciarlo intero, però dovete ricordarvi poi di toglierlo. Io lo faccio a fette perché preferisco poi che rimanga un po' e l'intensità del sapore ci sia. Metto del timo fresco, sono due rametti, metto così interi, e metto mezzo rametto di rosmarino, anche qui sempre fresco. Perché ne metto mezzo? Il rosmarino a me piace moltissimo, ma non mi piace quando, diciamo, copre tutti gli altri sapori, ed è potentissimo il rosmarino, quindi in questo caso qui mezzo rametto secondo me è più che sufficiente. Aggiungo le castagne. Queste sono castagne secche e noi abbiamo tenute a bagno per un paio d'orette, si devono leggermente ammorbidire, e le metto dentro. Prendo i gambi del porcino, dei porcini. Le taglio in modo grossolano e le vado a mettere nella casseruola. Ora faccio rosolare un istante. Nel frattempo, non ve l'ho detto, preparate del brodo vegetale, semplice, classico brodo vegetale, ci mettete un po' di sedano, un po' di cipolla, un po' di carote, ma metteteci, ma pochi, anche due, tre pezzettini di porcini secchi, vedrete, dà un sapore incredibile. Vado ad aggiungere il brodo vegetale. Copro, lascio cucinare 10-15 minuti, più o meno così, dipende quanta acqua poi aggiungete, quanto brodo aggiungete. Io non ne ho aggiunto tanto, ora ho bisogno di fare un concentrato di sapori e poi dopo andiamo a preparare i funghi e li aggiungiamo, perché ora diventa tutto molto più semplice. Ci vediamo fra pochino. Altro ingrediente da inserire nella zuppa: ceci già cotti, mi raccomando. Tra l'altro sono anche buoni. Vado a togliere il rametto di timo. In realtà i rametti erano due, ma in questo momento il secondo ha deciso di giocare a nascondino. Ma lo troverò. Vabbè. Comunque toglietelo, perché non è che dia fastidio, però. Aggiungo ancora del brodo, perché nel frattempo un pochino è calato. Copro e vado a preparare i funghi. Ah, erano due! Erano insieme. Si era nascosto. Allora, partiamo dai portobello. Non fateli a pezzi troppo grandi, fate così. Considerate poi questo qui diventerà molto meno della metà, però poi diventa facile a mangiarsi. Gli champignon, più o meno di queste dimensioni. Vedete, uno spessore di pochi millimetri, poi si ridurrà moltissimo. E poi i porcini.
porcini li faccio a pezzettini un po' più piccoli, perché le metterò praticamente all'ultimo momento. Vedete? Ancora più piccoli rispetto ai portobello. Ora vado ad aggiungere i funghi portobello e i funghi champignon. E do anche una leggera salata. Il profumo già è incredibile. Copro. Ora lascio cuocere per almeno 10 minuti e poi si prosegue la ricetta. Nel frattempo io mi mangio la carota del brodo vegetale. Ok, che bella. Bellissimo. Allora, qui siete davanti a un bivio. Bivio esistenziale. No. Allora, volete una zuppa con maggiore densità? Prendetene una parte, frullatela e poi rimettetela dentro. A me onestamente spesso lo faccio, ma la maggior parte delle volte poi non mi piace proprio l'aspetto, preferisco che rimanga così a pezzettoni. Vado ad aggiungere l'ultima cosa, i porcini. Cosa importante, assaggiare per sentire se la quantità di sale che ho aggiunto è corretta. Prendendo anche solo del brodo, eh. Mamma mia, quanto è buona. No, no, ma davvero. Wow. Veramente fantastica. Allora, ho messo i porcini. Chiudo. 5, dico 5 minuti e poi si serve. Nel frattempo vado a preparare 2-3 fette di pane che ci si mettono insieme. Spengo. Tratran. E ora è il momento dell'assaggio. Allora, scegliete ciotola piccola, ciotola grande, boh. Scegliete voi, io mi metto, non lo so, ciotola grande, ciotola grande. 2 fette di pane tostato, se volete fare qualche cosa strusciateci un pochino di aglio sopra, ma è giusto, giusto per, eh. Però una cosa la faccio, ci metto un gocciolino d'olio sopra queste bruschettine, così. E poi ci metto la zuppa. Allora, qui potete decidere se mettere anche del prezzemolo, se mettere, non lo so, quello che volete. Per me deve essere così, con un altro giro d'olio sopra. Primo assaggio decisamente da temerario. Vado, eh. Bruca. Da morire. Forse se soffiamo era meglio. Che sapore. No, ma veramente, quando la fate assaggiate solamente il brodo. Ci sono tutti i sapori del mondo qui dentro. Questo davvero per me è l'autunno, eh? L'autunno è questo, funghi, castagne, le zuppe. Quando ancora non è così freddo che la zuppa, diciamo, ti ristora, però quando hai passato un'estate al caldo, coi piatti freddi, a un certo punto non so che mi scatta nella testa, io devo assaggiare le zuppe, non so perché. Lo so, dovete credermi sulla parola, provateci. Vi posso assicurare che una volta che farete questa zuppa, continuerete a farla. Alla prossima!